Ragazzi, ho aspettato questo momento per troppo tempo. Mesi, mesi e mesi, un anno, non lo so, comunque sono troppo fomentata. Oggi è uscito finalmente Wizard United, il nuovo gioco per il telefono, e quindi lo voglio aprire per la prima volta in assoluto, adesso qui insieme a voi, e dargli un'occhiata, la prima occhiata insieme a voi. Sono emozionata. Ah! Ok, c'abbiamo la musica, c'abbiamo la musica. Ok, data di nascita. Hogwarts Heroes Joint Ministry. The Wizarding World is at risk of exposure. What? Il magico mondo è a rischio di essere esposto. Quindi hanno acchiappate persone, cose, memorie, l'hanno rubate e sono disperse per dappertutto. Va bene. Ok. This calamity. Ok, quindi la magia lascia sempre delle tracce. E poi si scopre tutto, quindi noi dobbiamo riacchiappare le cose prima che qualcun altro le veda. Ok, quindi ci devo cliccare, così scompare forse. Oh my god, è Hagrid! Ma c'è la camera, va bene. Tap. Oh, foam foam foam! Wow! Yes! No, ma troppo figo! Ok, quindi quando troviamo le cose vanno a finire qua. Mo voglio far personaggio però. Let's go! Ah! Difendo! Difendo! Oddio ragazzi, ma è sangue, aiuto! Cioè, no, com'è sangue? E ora ci sta sta cosa blu. Wait, what? Search the ground for traces of magic. Come? Devo cercare roba? Che devo trovare? Ma che è sta roba? Oh, ma che è? No, what? Che devo fare? Ok. Ok, ok. Good. Difendo! Ma l'ho ucciso, io non lo voglio uccidere, sono vegan! Wait! Wait, wait, wait! Aspettate, c'è sta una cosa rosa! Un ombrello! Flipendo! Ah, è l'ombrello di Hagrid! C'è sta da magna! Oh, ho trovato le caramelle! Ok, quindi ci stanno tre piantine, ne devo scegliere una. Ok, ho trovato ginger. Vabbè. Ok, quindi ci stanno le case blu che c'hanno le piante, mentre le case verdi c'hanno da mangiare. Ok. Ta-dam! Suck. Victory! Quindi ragazzi, ogni volta che supero un livello, si apre un altro livello e poi dovete combattere quel livello e poi si apre un altro livello, un altro livello, un altro livello. Ok ragazzi, quindi ricapitoliamo. Nel mondo ci stanno tutti questi piccoli oggettini che potete collezionare e con quelli ci fate le pozioni. Tipo io adesso posso fare questa pozione qua che si chiama Stimulo Potion. Ah, quindi mo stanno dentro al calderone, si sono finite fa. Poi ci stanno questi altri oggetti, queste tipo medaglie colorate, che quando ci cliccate normalmente c'è una piccola battaglia o c'è da fare un incantesimo e poi si vince qualcosa, come per esempio quando abbiamo trovato l'ombrello di Hagrid, e quelle vanno dentro al registry. Poi ci stanno le portkey, non mi ricordo in italiano come si chiamavano nel film, perché l'ultima volta che li ho visti il film era in inglese. Comunque, le portkeys, e le dobbiamo aprire con le chiavi, e mo vediamo che succede. Per aprire le portkeys dobbiamo camminare. E poi, per concludere, ci stanno tre tipi di case: le case blu, le case verdi e quelle fortezza. La casa blu c'ha le piantine e ne scegliete una. La casa rossa c'ha da magnà e ne scegliete un piatto. E poi ci stanno le fortezze dove si combatte, e ogni volta che combattete e vincete si apre un'altra camera, e poi un'altra, e poi un'altra, e poi un'altra, e poi non so che succede alla fine. E tutto qua. Spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti se avete il giochino. E noi ci vediamo alla prossima. Roxy Rocks TV, Roxy Rocks TV, you are watching Roxy Rocks TV, watching Roxy Rocks TV.